Ascoltato la conferenza stampa abbiamo eh, presentato la nuova edizione di Vitigno Italia e abbiamo anche ascoltato opinioni in merito alla Wine Challenge. Abbiamo qui un esperto di concorsi a livello internazionale, nonché critico di fama eh, veramente grande al quale voglio chiedere Daniele Cernilli qual è il motivo per cui i campioni delle linee, delle etichette, dovrebbero proprio arrivare a Vitigno Italia, Wine Challenge, il valore aggiunto, insomma, la differenza con gli altri concorsi. Ma insomma, la differenza con gli altri concorsi sta nell'autorevolezza della commissione di assaggio, quindi dei, dei giudici, che sarà una, come dire, piuttosto forte, e poi nel modo con cui si faranno le degustazioni, saranno tutti i vini coperti. Questo succede in quasi tutti gli altri concorsi, ma in questo caso sarà anche, ci sarà anche uno streaming, quindi una, eh, la possibilità che, che il pubblico possa vedere come vengono fatti i lavori in maniera. sarà anche un po' noioso, francamente, perché vi assicuro che fare un sacco di assaggi e vedere come funzionano queste cose dietro le quinte non è la cosa più divertente del mondo, però almeno è trasparente, quindi c'è una grande trasparenza e questo è una garanzia per i consumatori, per il pubblico, di eh, onestà intellettuale quantomeno, se non di competenza. Ecco. E già questo è apprezzabile come sforzo e come intento. Del resto, qualcuno mi ha anche detto il fatto che ci sia Daniele Cerviglia a sovraintendere è anche questo un elemento di garanzia. Proprio per questo motivo le chiedo: che cosa garantirà poi eh, diciamo, i vincitori? Nel senso, in genere, si vince un premio e poi vabbè, è finita lì. Invece, One Challenge, come potrebbe continuare dopo la vittoria? Ma eh, intanto ci saranno solo 5 vini premiati su 400 che sono stati presentati, quindi è molto selettivo. Poi questi, questi 5 vini saranno presentati durante tutta quanta la manifestazione di Vitigno Italia, avranno le teche a Castel dell'Ovo, ci potranno essere anche eh, consumatori, visitatori di Vitigno Italia che potranno assaggiarli. Quindi eh, diciamo che potrebbe essere un megafono rispetto alla, alla loro... Alla, alla vittoria che c'è stata, quindi questo indubbiamente. Poi, eh, sia io col mio, col mio web magazine che si chiama Dr. Wine, sia Luciano Pignataro con il wine blog di Luciano Pignataro ne, ne daremo notizia e eh, sicuramente qualcun altro la riprenderà. La rete funziona così. No, le condivisioni, eh, commenti e via discorrendo. Per cui credo che insomma, sarà una notizia per tutti, poi ci sarà chi, chi sarà d'accordo, chi non lo sarà, come succede sempre eh, nella rete, ma è la discussione che è la cosa importante, no? non tanto il fatto che il vino sia stato ritenuto buono da una commissione per quanto autorevole possa essere. Infatti anche questo è un elemento, perché non sempre il vino migliore dal vostro punto di vista è anche il più venduto, giusto? Quasi mai. E d'altra parte, parte, se lei guarda la critica cinematografica, quando mai i, i, i film che ne so, di Zalone o i film di, di, eh, dei, dei Vanzina hanno preso dei premi dalle, dalle austere giurie internazionali o a Cannes o cose di questo genere? C'è voluto Monicelli con Brancaleone, ma perché c'era Monicelli, c'era Gassman. Quindi... Però insomma, pensiamo a Totò. Totò non è mai stato uno considerato dalla critica e invece è forse l'attore italiano più amato nella storia del cinema italiano. E, insomma, questo è un po' il senso. C'è cioè sempre un aspetto, però diciamo che cercheremo anche di interpretare il gusto, che non sia soltanto il nostro gusto, ma che sia il gusto comprensibile al quanto più pubblico è possibile e questo sarà uno degli elementi che io porrò all'attenzione degli altri, degli altri giudici. E questo per noi, per noi è importante e la ringraziamo. Chiudo e, um, chiedendole, in Italia che cosa potremmo rubare all'intelligenza dei concorsi internazionali dell'estero? cioè Ci saranno delle cose che potremo cercare perlomeno di imitare? Beh, io partecipo ad alcuni concorsi molto importanti, indubbiamente il Decanter World Wine Award di Londra organizzato dalla rivista Decanter ha 17.500 campioni che vengono da tutto il mondo ha 45 commissioni d'assaggio con 4 persone per ogni commissione, quindi 200 giudici che anche loro vengono da tutto il mondo. È chiaro che per fare una cosa del genere ci vogliono delle risorse infinite, perché soltanto lei pensi cosa vuol dire ospitare, pagare e i viaggi per 200 persone che vengono da tutto il mondo, cioè sono delle cifre spaventose. Però eh, tanti produttori partecipano, pagano per partecipare una piccola, un piccolo chip per presentare i loro vini e quindi questo basta organizzare la, la cosa. Indubbiamente bisognerà essere conosciuti, farsi conoscere, fare in modo tale che il premio pesi di più, soprattutto nei confronti dei buyer o degli acquirenti internazionali ma anche dei consumatori o dei, sem, dei, dei semplici, non dei semplici, ma dei, degli imprenditori del settore del, dell'hotelleria o della ristorazione italiana o anche semplicemente campana che sarà molto presente a Vitigno Italia. Quindi io credo che questo sarà il gioco per riuscire a farsi conoscere di più e a farsi considerare. Noi la ringraziamo e buon wine challenge. Grazie.